soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa nuova puntata del diario di bordo del capitano, dal vostro capitano Giacomo Uncino. Come vi avevo già detto alla fine del video degli Stormcast, quello che introduceva la lore su questi nuovi guerrieri devoti a Sigmar, vi avevo detto che i vari video di lore di Stormcast sarebbero stati inframmezzati da video di lore di ambientazione di altre armate di Age of Sigmar. Quello di oggi appunto è un video che interrompe la catena di video sugli Stormcast per parlare di un'armata a me molto cara, presente nell'universo di Warhammer fin dalla sesta edizione, è arrivata con le distruzioni del vecchio mondo nei reami mortali. Parliamo degli Ogre, meglio conosciuti in Age of Sigmar come Ogor Maw Tribes. Cosa sono? Chi sono gli Ogor Maw Tribes? Allora, gli Ogor sono sostanzialmente degli umanoidi che fanno parte della grande alleanza della distruzione, insieme agli Orc War Clans, ai Gloomspite Jits e ai Sons of Behemoth. Gli Ogor sono tra i primi esseri a vivere nei reami mortali e tra i primi figli di Gorkamorka, il dio della distruzione che loro venerano con il nome di dio che deglutisce. Ma per chi di voi non ha avuto mai a che fare con gli Ogre nel vecchio mondo e quindi non ha la più pallida idea di come sia fatto un Ogor, come sono fatti fisicamente? Un Ogor, sia che esso appartenga alla cultura dei Gutbusters, sia che esso appartenga alla cultura e alla società dei Beast Claw Riders, non è altro che un umanoide alto due volte un uomo normale, grosso almeno tre volte un uomo normale e molto più rotondo, dalla pelle spessa simile a quella di un elefante o un rinoceronte, lunghi baffi e soprattutto una fame insaziabile. Gli Ogor combattono per Gorkamorka fin dalle origini dell'età del mito. Nell'età del mito si erano impegnati a divorare qualsiasi cosa finisse sotto le loro nelle loro mani. E nel momento in cui Gorkamorka, pur riluttante, entrò nel Pantheon di Sigmar, quindi divenne un alleato un po' strano, ma diciamo più o meno fedele del Pantheon di Sigmar dell'età del mito, quindi il Pantheon composto da Sigmar, Alariel, Nagash, Grugni e Grimnir, e Teclis, e Tyrion, e Malerion, insomma tutte le divinità sostanzialmente del vecchio mondo, e gli Ogor iniziarono quindi a combattere come alleati delle armate di Sigmar. Anche ai tempi dell'età del mito gli Ogor erano degli alleati difficili da controllare, poiché la loro fame insaziabile non poteva essere fermata in nessun modo. Quando Sigmar diede al suo nuovo alleato Gorkamorka la missione di cacciare e sterminare le bestie più fameliche del reame di Gur, gli Ogor furono contentissimi di seguire il loro dio in questa caccia sfrenata che culminava sempre
alla fine con dei luculliani banchetti in cui gli ogor mangiavano, digerivano e ruttavano per giorni interi. Dopo un po' di tempo però gli ogor iniziarono a stancarsi di questa dieta a base di carne di creature leggendarie, poiché essendo il loro appetito leggendario avevano un irrefrenabile desiderio di mangiare, di assaggiare i loro alleati, fossero essi umani, nani, elfi o altri spiriti. Quando ci fu, con la battaglia dei cieli ardenti, l'avvento dell'età del caos e Sigmar si rinchiuse con tutte le persone, con tutti gli esseri, tutte la civiltà che poteva salvare all'interno dei cancelli di Azir, gli Ogor continuarono a vivere più o meno indisturbati nei reami mortali. Nonostante il periodo del caos, dell'era del caos, fosse un periodo estremamente turbolento e gli Ogor si trovarono ad avere comunque discrete perdite, con la mancata presenza, con l'assenza di Sigmar, potevano finalmente dedicarsi a mangiare e cacciare gli esseri umani, non solo quelli in realtà appartenenti alle schiere di Sigmar, ma anche quelli appartenenti alle schiere dei seguaci dei poteri perniciosi. Per loro era un, nonostante tutto, nonostante fosse un periodo terribile, era un, diciamo così, un periodo di sperimentazione gastronomica. Nonostante questo, la loro forza e la loro abilità in combattimento bruto era talmente vigorosa, talmente nota, che molti signori del caos li assoldavano durante l'età del caos, appunto per combattere assieme a loro, per avere della forza bruta in modo da spezzare anche l'assedio più duro. Ovviamente questi ogri erano felicissimi di combattere per i condottieri del caos perché venivano pagati in cibo. Quando l'era del caos finalmente finì e Sigmar tornò sui reami mortali con i suoi Stormcast Eternals, gli ogor di primo pensiero non fecero altro che essere contenti, perché sembrava che una nuova prelibatezza fosse appena stata aggiunta sul loro menù. Purtroppo scopriranno che in realtà negli Stormcast c'è ben poco da mangiare, perché nel momento in cui uno Stormcast muore non rimane nulla di lui se non la sua armatura, e questo fa abbastanza infuriare in realtà gli ogor. Come sono strutturati gli ogors, le società ogors nei reami mortali, a differenza di quelli che erano gli ogre, i regni degli ogre nel vecchio mondo? Sostanzialmente le Maw Tribes, come avevo accennato prima, è una società divisa in due grosse culture: la cultura dei Gutbusters e la cultura dei Beast Claw Raiders. Brevemente, i Gutbusters sono gli ogre che venerano Gorkamorka con l'aspetto del dio che deglutisce, sono quelli più numerosi e, a detta di loro, sono anche i preferiti di Gorkamorka tra i vari ogors, nonché i più intelligenti. Sono quelli che hanno a che fare, che hanno la possibilità, hanno imparato ad utilizzare le armi a polvere nera, sono quelli che vengono impiegati come mercenari nei reami mortali, sia per le armate della distruzione, per l'armata della morte, per l'armata del caos. Chiunque paghi è degno dei servizi di Ogor, e diciamo che sono quelli, a detta loro, più civilizzati. I Beast Claw Raiders invece venerano Gorkamorka con l'aspetto del freddo perenne, poiché loro sono colpiti da una maledizione nota come l'inverno perenne, che li spinge a fuggire, a spostarsi senza mai poter fermarsi troppo tempo in un posto ben preciso. Come abbiamo visto, gli ogors esistono all'interno dei reami mortali fin dal principio. Ma cosa ci dice la religione degli ogors? Cosa ci dice il culto di Gorkamorka, il dio che deglutisce, sulle origini degli ogor? Secondo le leggende degli Ogor, Gorkamorka, divinità
all'apice di divinità che tutti conosciamo, all'apice del suo potere, fu colmato da una fame insaziabile, una fame che non poteva essere più placata dal semplice divorare gli esseri viventi presenti nei reami mortali. A quel punto Gorka Morka decise, spinto da questo appetito infinito, di iniziare a divorare i reami. E fu così che, secondo le leggende Ogor, montagne, canyon, grotte e altre formazioni del genere nacquero perché Gorka Morka affamato iniziò a mordere, masticare, ingerire, digerire parti dei reami mortali. L'appetito di Gorka Morka era talmente insaziabile che il dio non faceva altro che sbavare. Praticamente non faceva altro che perdere bava mista a succhi gastrici in continuazione. Secondo le leggende degli Ogor, da questa bava nacquero appunto i primi Ogor. È per questo che gli Ogor si considerano, tra la pletora di creature legate alla Grand Alliance Destruction, i prescelti, i figli prediletti di Gorka Morka, in quanto nati dai suoi stessi effluvi gastrici, dalla sua stessa bava. Come vedete, per quanto riguarda la cultura degli Ogor, vira tutto, gira intorno alla sfera del cibo. Il mangiare, il digerire, il divorare, il masticare, è l'atto di divorare, l'atto di mangiare è il fulcro della cultura Ogor. Siano essi Gutbusters, siano essi Beast Claw Raiders. Ma come vivono gli Ogors? Prima di entrare nel dettaglio e parlare delle due culture che vi ho già nominato, cioè quella dei Gutbusters e quella dei Beast Claw Raiders, vi parlo un po' generalmente di come si comportano gli Ogor. Gli Ogor sostanzialmente sono una società semi-nomadica, nel caso dei Gutbusters, o nomadica completamente, e nel caso dei Beast Claw Raiders, che si sposta costantemente all'interno dei reami mortali attraverso dei sentieri che gli Ogor chiamano sentieri delle fauci. I sentieri delle fauci sono sentieri creati dall'insaziabile appetito, dalla scia di distruzione e di fame incontrollabile lasciata dagli Ogor e nel loro viaggiare per i reami mortali, e creano quindi questa sorta di strade che collegano vari punti dei reami mortali lungo il viaggio, appunto lungo lo spostamento degli Ogor, e a volte collegano anche i reami stessi tra l'uno con l'altro. Quando finiscono di muoversi all'interno di, insomma, di viaggiare all'interno di uno di questi sentieri delle fauci, gli Ogor fanno sempre ritorno a quello che è la loro, diciamo, casa, il luogo che loro chiamano casa. Considerate che i sentieri delle fauci sono sempre dei percorsi a forma circolare che hanno come punto di origine, come punto di fine, le Rocche Panza. Le Rocche Panza sono zone dove gli Ogor si riposano, dove, alla fine di un sentiero delle fauci, da dove gli Ogor ripartono per intraprendere un nuovo sentiero delle fauci. Le Rocche Panza sono territori dei più svariati tipi, possono essere picchi montani o sistemi di gallerie che gli Ogor si sono ritagliati con la furia di combattere e divorare durante l'era del caos. Ogni Mou Tribe ha, di quelle più grandi, ha una sua Rocca Panza. Sono molte molto famose, ad esempio le gole del macellaio delle Mou Tribes, delle gole di sangue, e il cosiddetto grande forte fauci delle Mou Tribes dei pugni di carne. Oltre a essere un luogo di riposo, le Rocche Panza sono fondamentali per il rituale del sentiero delle fauci. Cos'è il rituale del sentiero delle fauci? Allora, riprendiamo il discorso dei viaggi degli Ogor. Come vi ho già detto, il punto focale della cultura Ogor è mangiare. Mou Tribe,
che sia, possa essere la Maw Tribe intera, oppure un Warglut di Gutbusters o un Alfrostun di Beast Claw Riders, parte dalla Rocca Panza e intraprende un percorso circolare, come vi ho già detto, appunto, il sentiero delle fauci, in cui non fa altro che distruggere, mangiare e accumulare risorse, soprattutto alimentari, che man mano vengono portate in maniera circolare di nuovo indietro alla Rocca Panza. Quando uno dei viaggi circolari all'interno del sentiero delle fauci giunge al culmine e quindi le Maw Tribes tornano all'interno delle Rocche Panza, i macellai e gli slaughter master delle tribù iniziano a preparare quello che è un vero e proprio festival. Yogor, mentre i macellai cucinano tutta la roba, un mega banchetto con tutte le prelibatezze per gli standard Ogor che sono state accumulate durante il viaggio e le razzie, mentre i macellai quindi preparano questo festino, gli ogor si ubriacano, si picchiano tra di loro, si perdono in gare di rutti o gare di urli, insomma chi più ne ha più ne metta, e alla fine di questo festival, quando il banchetto fatto dai macellai e dagli slaughter master o capi massacratori, come li vogliamo chiamare, tutti gli ogor mangiano assieme, mangiano, divorano senza mai fermarsi. A un certo punto questa euforia gastronomica crea delle energie magiche, delle energie all'interno dei reami, del potere che gli ogor, i Butchers, credono sia il potere di Gorka Morka, e Butchers e Slaughter Master lo utilizzano per aprire uno squarcio di sangue all'interno della fossa in cui i Yogor, durante il festival, si perdono nelle più disparate gare. Questo squarcio sanguinolento si apre rivelando l'ingresso per un nuovo sentiero delle fauci. A quel punto, al culmine del banchetto, una volta che il portale si stabilizza, gli ogor si rimettono gambe in spalla e armi in mano e ripartono per un altro viaggio su un altro sentiero delle fauci. Anche questo viaggio sarà sempre circolare e culminerà sempre con un altro banchetto di giorni all'interno della Rocca Panza, che porterà alla nascita di un altro portale che spingerà gli ogor a muoversi di nuovo. Tutto questo perché la loro fame è insaziabile e inestinguibile, quindi si perdono in questo viaggio circolare, in questo percorso circolare di distruzione, mangiare, digerire e si ricomincia, insomma un po' come un pranzo tra parenti durante le festività. Durante gli ultimi periodi della storia di Age of Sigmar, dopo il Necrosismar, le varie Maw Tribes degli Ogor sono diventate più irrequiete. Questo perché il Necrosismar causato da Nagash ha praticamente cancellato molte delle strade che gli Ogor percorrevano, quindi molti sentieri delle fauci sono stati spazzati via dal necrosisma. Per gli Ogor questo in realtà non è una conseguenza del necrosisma, ma questo è successo perché gli Ogor hanno inspiegabilmente perso appetito, perché gli Ogor non mangiano più come mangiavano una volta, e questo è una cosa negativa non solo agli occhi degli Slaughter Master e dei Butchers, ma agli occhi di Gorka Morka. È per questo che su consiglio degli Slaughter Masters e dei Butcher, le varie Maw Tribes non si spostano adesso solamente lungo il percorso segnato dei vari sentieri delle fauci, ma escono dai sentieri delle fauci per cercare di divorare quante più creature possibili, in modo da riacquistare il favore di Gorka Morka. È per questo che gli Ogre Maw Tribe sono ancora più famelici di come lo sono stato fino adesso, e si sono messi, diciamo così, a banchettare anche con le armate della morte. Scheletri, Night Hunt, Flesh Eater, Dead Walkers e anche Ossiarch Bone Reapers sono entrati di fatto all'interno della dieta di un Ogor.
Il fatto che Yogor, tra l'altro, divorino tutto un essere vivente senza lasciare le ossa, li ha causato delle rotture, e ha causato delle rotture e delle inimicizie con gli Ossiarch Bone Reapers, che, come ben sapete, ne fanno una questione di vita o di morte. Riprendiamo il discorso della società degli Ogor. Come vi avevo già accennato, la società Ogor è divisa in due culture ben precise: Gutbusters e Beastclaw Raider. Quando una Mo Tribe è composta maggiormente da Warglut o tribù di Gutbusters, essa è governata da un Overtyrant, che è il tiranno più potente tra i vari tiranni che governano le singole Warglut. Una Warglut quindi è un conglomerato di Ogor della cultura dei Gutbusters. Come vi avevo già detto, i Gutbusters sono quelli più civilizzati che, tra virgolette, comunque quelli che si reputano più moderni nella società degli Ogor. Una Warglut può essere composta da pochi Ogor o da una tribù ben strutturata e segue comunque il sentiero delle fauci. A volte può capitare che una Warglut piccolo grande si stacchi dalla propria Mo Tribe per seguire degli scopi personali. Le Warglut sono sempre governate da un Tyrant. Il titolo di Tyrant non è un titolo ereditario, perché diciamo che la società Ogor non è così avanzata, ma semplicemente è l'Ogor più forte, più prepotente della sua tribù. Il Tyrant è quello che comanda, salvo eccezioni, una Warglut, ed è anche quello che prende tutte le decisioni all'interno che riguardano la propria Warglut, fatta eccezione della decisione del percorso del sentiero delle fauci. La decisione, diciamo, della direzione in cui la Warglut di Gutbuster si deve spostare, invece, viene presa dallo Slaughtermaster. A volte, quando un tiranno, un tyrant, viene considerato viene considerato mal visto agli occhi di Gorkamorka, oppure viene considerato un Ogor con poco appetito, che è una cosa terribile per la società degli Ogor, può succedere che alcuni Slaughtermaster detronizzino il Tyrant e ne prendano il controllo della Warglut. Il Tyrant normalmente, per far sì che i suoi ordini vengano rispettati, si fa una scorta degli Iron Guts più potenti. Gli Iron Guts sono gli Ogor più forti, che hanno l'equipaggiamento migliore all'interno di una Warglut, e crea così la guardia, quella che è nota come la guardia della pancia. La guardia della pancia fa sì che tutti gli ordini del Tyrant vengano rispettati. Siccome il titolo di Tyrant, come dicevo, non è ereditario, ma viene semplicemente dato all'Ogor più forte di quel momento, di quel determinato periodo, non è cosa rara che gli sfidanti al potere di un determinato Tyrant vengano direttamente dall'interno della guardia della pancia stessa. Quindi gli Iron Gut più potenti a volte possono essere così sfacciati, o possono credere di essere così potenti da sfidare il loro Tyrant. Se lo sfidante vince, diventa il nuovo capo della Warglut, altrimenti finisce divorato, perché è così che funziona la società degli Ogor. Figuratevi che quando, nonostante una Mo Tribe possa essere comunque composta sia da Warglut che da Alfrostunt di Beastclaw Raiders, quando non c'è uno scopo comune o un appetito comune, le due civiltà di Ogor si scontrano tra di loro in battaglie fratricide, guerre civili che finiscono sempre con il vincitore che mangia il vinto. Tornando alle Warglut, e visto che l'abbiamo già nominato, sotto il Tyrant c'è lo Slaughtermaster. Lo Slaughtermaster è il sous-chef, se vogliamo chiamarlo, il capocuoco, quello che dirige la società, il conclave dei Butcher, nonché il capo spirituale della Warglut. Lo Slaughtermaster, oltre a essere quello
che decide la direzione di spostamento della Warglut di Gutbusters, è anche quello che ha il compito di soprassedere alla preparazione e ai preparativi del banchetto luculliano che porta la che si ha alla fine di un ciclo, alla fine di un viaggio di Ogor, e che poi dà origine allo squarcio che fa partire la successiva migrazione della tribù. E gli Slaughtermaster si portano dietro un enorme calderone e spesso sono quelli che soprassiedono l'utilizzo delle Great Bowpot, che è un calderone gigantesco dove gli Slaughtermaster cucinano le prelibatezze che danno sostentamento a tutta la tribù. Non è infatti difficile trovare stormi di Ogor Gluttons, che sono gli ogre standard delle tribù di Gutbusters, o anche Led Belchers, attorno al paiolo, attorno al Great Mowpot del macellaio. Spesso e volentieri Led Belchers, che sono gli ogre fissati con l'esplosione della polvere nera e che scendono in battaglia brandendo dei cannoni caricati con polvere nera e qualsiasi cosa gli ogre trovino praticamente a tiro, non è il caso che utilizzino i loro cannoni per frollare i pezzi più grossi di carne. Quando il banchetto inizia, gli ogre iniziano a mangiare a sazietà e attorno alla grande tavolata si riuniscono esseri abominevoli noti come Gorgers, che sono esseri dall'appetito insaziabile ma che non mettono mai peso, non riescono mai a mettere pancia, non hanno stomaco. Questa loro maledizione fa sì che vengano bistrattati e denigrati dalla società Ogor, che li tiene al margine delle rocche panza, costringendoli quindi a nutrirsi di malcapitati in realtà e nutrirsi degli scarti del banchetto. Assieme ai Gutbusters ci sono anche dei piccoli pelle verde noti come Gnoblars o Gnoblars. Sono dei pelle verde simili ai goblin ma delle orecchie più grandi, che vivono della sporcizia e della spazzatura degli Ogors, che utilizzano tutti gli scarti degli Ogors per fabbricare armi o strane invenzioni. E alcune di queste, come le loro scrap launcher, le loro lanciarumente, non solo funzionano, ma hanno anche una discreta efficacia sul campo di battaglia. Tra le Mow Tribe, che hanno una maggiore composizione, un maggior numero di Warglut al loro interno, ne possiamo ricordare tra tre, che sono sicuramente tra le più famose e le più conosciute nei reami mortali. Abbiamo il pugno di carne, i gola di sangue e i sottoventre. Il pugno di carne sono sicuramente la Mow Tribe più cosmopolita, tra virgolette, perché sono quelli più intelligenti, sono quelli che sanno rapportarsi più anche a livello economico e a livello di interazione sociale, sanno rapportarsi meglio con gli altri abitanti dei reami mortali e soprattutto con gli abitanti delle Cities of Sigmar, e sono appunto le più avanzate perché hanno imparato a conoscere concetti come tregua temporanea e baratto. Sono tra la Mow Tribe più numerosa in assoluto. E un'altra Mow Tribe importante invece è la Gola di Sangue, che è una Mow Tribe con un grande numero di Gluttons al suo interno, ma soprattutto è una Mow Tribe che fa un largo uso di Butchers e Slaughtermasters. La Gola di Sangue è nota con questo nome perché tutti i suoi membri si marchiano, diciamo, il viso, la parte inferiore del viso con il sangue, e tendono a non lavarsi via il sangue di dosso, soprattutto quello delle vittime che sono state divorate dai Ogor della Mow Tribe della Gola di Sangue, perché levarsi via il sangue e le macchie di sangue, l'odore di sangue per gli Ogor di questa Mow Tribe è considerato un'offesa nei confronti di Gorkamorka nel suo aspetto di dio che deglutisce.
sono una sorta di fanatici religiosi e sono quelli che hanno tra i maghi più potenti o i maghi comunque più capaci di imbrigliare nelle loro grasse mani il potere magico di Gorkamorka. La terza Mou Tribe tristemente famosa è quella delle sottopance o sottoventre. E sono famosi perché fanno un largo uso di polvere nera, sono matti, vanno praticamente pazzi per le armi a polvere nera. All'interno della loro Mou Tribe c'è sempre presente un alto numero di ruttapiombo, Led Belchers e di cannoni Iron Blasters. Detto un po' tutto delle Mou Tribes a maggioranza composte da Warglut di Gutbusters, abbiamo le Mou Tribes che invece sono composte in maggioranza dell'altra cultura degli Ogre, cioè quella dei Beast Claw Riders, normalmente delle Alfrostuns, che sono l'equivalente Beast Claw Riders delle Warglut, quindi delle tribù. Se prendiamo una Mou Tribe composta quasi esclusivamente da Gutbusters, quindi da Warglutz, sono presenti in minima parte, quindi in una Mou Tribe a maggioranza Gutbusters, quindi per capirci insomma gli ogri che non cavalcano bestie, possono esserci uno o due bande Alfrostuns di Beast Claw Riders che decidono di combattere per uno scopo comune sotto la bandiera dei Gutbusters, ma che si tengono sempre in disparte in quanto si sentono al di fuori della società Gutbusters. Invece nelle Mou Tribes, che invece di essere governate dagli Over Tyrant sono governate dai Frost Kings, le Alfrostuns, quindi le tribù di Beast Claw Riders, sono presenti in largo numero. Come vi ho già spiegato come diciamo è formato una Warglut di Gutbusters, vi spiegherò come è formata un Alfrostun a livello militare e comunque societario, come è formato quindi una tribù di Beast Claw Riders. All'apice di un Alfrostun c'è sempre il Frost King, che comanda comunque e fa da portavoce del volere del Frost King all'interno della Alfrostuns. Sotto il Frost Lord esistono tre branche militari e sociali che compongono il grosso nucleo di una tribù di Beast Claw Riders. Abbiamo due branche che si somigliano seppur ad uno scopo diverso, che sono la Jorlbad e la Eorlbad. La Jorlbad, che è detta la mano che combatte, è composta dai cavalieri Mournfang e cavalieri Stonehorn e Stonehorn Riders, più forti e più prodi in combattimento, e sono diciamo il braccio destro del Frost King. Infatti quando si arriva al momento del banchetto, a loro spetta la prima scelta e la più abbondante scelta di carne. Come anche le Orbard, gli Ogor di questa branca di Beast Claw Riders cavalcano bestie note come Mournfang, che sono un misto tra orsi e bestie primordiali che vengono cavalcati da un cavaliere Ogor. Uno dei mostri in realtà più temibili dei Beast Claw Riders è lo Stonehorn, una gigantesca creatura simil bisonte con il teschio e le ossa completamente di pietra, che lo rendono una creatura estremamente difficile da battere. Il comando dello Jorlbad è affidato all'Asgard, che cavalca lo Stonehorn più potente. L'Asgard quindi è il capo della Jorlbad. Anche la Eorlbad, che è la seconda branca di una tribù di Beast Claw Raiders, che è detta la mano che mangia, e anch'essa è governata da un Asgard su Stonehorn, ma invece di essere diciamo la punta di lancia di un'invasione Beast Claw Raiders, è quella che si occupa della perlustrazione del territorio nemico e che si occupa di fiancheggiare quindi le unità nemiche, mentre le unità dello Jorlbad fanno da ariete di sfondamento. Là, come per il Frost King, il titolo di Asgard non è
ereditario, e un Asgard ovviamente può essere tranquillamente sostituito da un altro ogre che sia ugualmente forte o ugualmente meritevole quando l'Asgard viene sconfitto in combattimento o muore in battaglia. La terza branca, che invece va a quindi chiudere il cerchio delle, diciamo, delle varie ale di cavalieri delle Beast Claw Raiders, è la Thorbard. La Thorbard invece è governata dall'Asgard, da un Asgard che cavalca un Thundertusk. Il Thundertusk è il fratello gelido, diciamo così, è anziano, dello Stonehorn. Invece di essere una creatura dal teschio, dallo scheletro, dall'esoscheletro di osso, è una creatura dalle lunghe zanne simili a un mammut, coperto da una coltre di ghiaccio perenne. Ha attorno quest'aura di ghiaccio magica ed è considerata dagli ogre dei Beast Claw Raiders come una rappresentazione fisica, quasi un avatar dell'entità nota come Inverno Perenne. Al contrario degli Asgard, che guidano la Jarlbad e la Eorbad, l'Asgard Thor, che è il capo del Thorbard, non è un titolo, diciamo così, ereditario. Egli viene scelto, beh, in realtà forse per gli ogre viene scelto dall'Inverno Perenne stesso, ed è l'ogre che ha più connessione con la magia e l'essenza dell'Inverno Perenne. Al di sotto, quindi, del Frost Lord e delle tre ale comandate dagli Asgard, quindi dai vari bracci destri assistenti del Frost King, esiste un ultimo gruppo, che è il gruppo esplorativo noto come Skull. Lo Skull si compone di vari branchi di Frost Savers, che sono delle tigri dei denti a sciabola che seguono i branchi che seguono sostanzialmente le Alfrostun in battaglia, e ognuno di questi branchi di Frost Savers viene governato da un Icebrow Hunter. Gli Icebrow Hunter, anche per lo standard Beast Claw Raider, sono degli ogre solitari che si occupano del pattugliamento e della caccia per l'intera Alfrostun, e scendono in battaglia sempre con branchi di Frost Sabers che vengono addestrati personalmente dall'Icebrow Hunter. Una cosa che dimenticavo di dire, che aggiungo adesso, nelle Thorbad non sono composte quindi solo dall'Asgard Thor che in sella al Thundertusk e da altri ogre che hanno l'onore di portare in battaglia altre Thundertusk, noti come Thundertusk Riders, ma sono seguiti anche da altre manifestazioni dell'Inverno Perenne noti come Icefall Yeetis, che sono attratti in battaglia dal potere gelido, dall'aura gelida del Thundertusk, e combattono insieme agli ogre nella speranza di trovare carne fresca con cui banchettare. Proprio come vi avevo detto prima, esistono delle Maw Tribes famose che hanno una maggioranza di Gutbusters all'interno. La stessa cosa si può dire di Maw Tribes che hanno una maggioranza di Beast Claw Raiders al suo interno, quindi di Alfrostuns. Tra queste ne ricordiamo anche queste tre, che sono la Morso d'Inverno, le Pance Tonanti e la Testa Grossa. La Maw Tribe Morso d'Inverno è la più strana non solo agli occhi dei Beast Claw Raiders, ma agli occhi degli ogre in generale. È la Maw Tribe molto più legata, vicina, quasi figlia dell'Inverno Perenne. Hanno imparato a utilizzare il potere, le intemperie che l'Inverno Perenne mette sul loro cammino per nascondersi al nemico e attaccarlo e coglierlo di sorpresa. È la Maw Tribe che fa il maggior utilizzo di Thundertusk, di Icebrow Hunter e di Frost Sabers e di Icefall Yeetis, quindi tutte quelle creature che sono legate all'aspetto dell'Inverno Perenne. Le Pance Tonanti invece sono una Maw Tribe legata a Chamon, estremamente bellicosa, che caccia le tempeste di Chamon. Si dice che abbiano vissuto talmente tanto in Chamon che molte delle sue creature, molte del loro Mournfang, abbiano attorno una coltre di fulmini, quindi una sorta di aura di fulmini. Invece quella più
L'ultima Maw Tribe, che è quella della testa grossa, è cosiddetta perché è la meno numerosa, ma è fatta praticamente quasi esclusivamente da cavalieri su bestioni, quindi su Stonehorn e su Beastclaw Raiders. È la più belligerante e quella rispetto allo standard dei Beastclaw Raiders che fa più uso di Stonehorn, e non solo, i suoi Stonehorn e i suoi Thunder Tusk sono tra i più antichi e più forti che i reami mortali abbiano mai visto. Con questa breve carrellata di Maw Tribes famose con maggioranza di Beastclaw Raiders, si chiude questo nostro breve viaggio all'interno della lore, della storia, dell'ambientazione di Yogur Maw Tribes. Spero, come al solito, che questo mio video vi sia piaciuto, spero che vi sia tornato utile, soprattutto per quei giocatori che giocavano Yogre Kingdoms nel vecchio mondo e che non avevano idea di come fossero rinati a livello di cultura all'interno di Age of Sigmar. Un mio personale parere è che nell'unione di Gutbusters e Beastclaw Raiders in un unico Battletome, la GW abbia fatto un ottimo lavoro, perché anche in Age of Sigmar iniziamo a vedere varie culture all'interno della stessa razza. Quindi non ci limitiamo solo magari a tre tipi di elfi, o come nel vecchio mondo un tipo di nano e poi nani del caos, ma abbiamo un'espansione dove una stessa razza rappresenta più stili di vita, più culture all'interno dei reami mortali. Quindi, come già ad esempio in House abbiamo, oltre ai Dispossessed, che sono i cosiddetti vecchi nani, abbiamo i Caradon Overlords e i Fire Slayer, all'interno dei Yogur Maw Tribes abbiamo questi due aspetti, quindi i Gutbusters, che sono gli Yogur più classici, quindi quelli che non cavalcano, quelli che marciano a piedi, quelli che sono numerosi, quelli che sono legati alla terra, alla fame, alle migrazioni, che venerano Gorka Morka come aspetto di Dio dei Gluttici, e poi ci sono i più misteriosi Beastclaw Raiders, legati da questa maledizione a questo fenomeno noto come l'inverno perenne, che sono costretti a spostarsi non per loro volontà, ma perché se rimangono fermi troppo in un posto l'inverno perenne li congela definitivamente, e hanno anche delle culture diverse, vedono Gorka Morka in un modo diverso, non hanno maghi, hanno delle sorte di preti, perché gli Asgard Thor sono come dei sacerdoti per i Beastclaw Raiders, e si discostano un po' dall'idea diciamo di ambientazione mongola, quindi una mongola che avevano all'inizio tutti gli Ogre Kingdoms, strizzando un po' l'occhio anche nei nomi: Earlbad, Jorlbad, Thorbad, Asgard. Anche nei nomi si strizzano un po' l'occhio invece a la mitologia norrena, quello che è diciamo l'ambiente diciamo dei vichinghi, dei vari paesaggi del nord, con tutti questi nomi che ricordano un po' nomi svedesi o norvegesi. Quindi, ricapitolando, spero che questo video vi sia piaciuto. A breve tornerò a lavorare sulla seconda parte del video degli Stormcast, lo dico così qui in video, così non sono legato da questa solenne promessa ad andare avanti col video per degli Stormcast Eternals. Come al solito, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo con i vostri amici. Se i vostri amici non sono iscritti al canale, fateli iscrivere al canale, in modo che molte più persone possano entrare a far parte della nostra bellissima community. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Anche per questa volta è tutto, e con la pancia piena e la violenza nel pugno, il vostro capitano Giacomo Uncino vi dà l'arrivederci al prossimo video. Arrivederci!
nel loro perigrane, per i reali, nel loro peri... il grande, scusate. No, perché mi fa morto? Funzionale, cazzo, sbagliato. Tutto materiale per i fuori onda Umberto, va bene.